Il nostro viaggio alla scoperta dei luoghi più affascinanti e suggestivi della Sicilia fa tappa in una delle più antiche dimore nobiliari di Palermo, Palazzo Mirto, nello storico quartiere della Calza. Quando fu edificato il palazzo? Allora, il palazzo venne abitato dalla famiglia Filangieri, che era abitato fino alla fine, fino a quando il palazzo poi è stato donato. Ha abitato, dicevo, questo palazzo sin dal 1594, quando appunto il principe Pietro Filangieri sposa una despuches e quindi vengono ad abitare qui. Però il palazzo, noi durante i lavori di restauro degli anni 90 abbiamo appurato che consiste in una annessione di spazi anche più antichi, cioè qui risiedevano famiglie, secondo i documenti d'archivio che lo hanno testimoniato è davvero così, risiedevano delle famiglie pisane, di origine pisana o genovese, che abitavano nel quartiere Calza già dal 300 e 400, quindi le preesistenze sono ancora più antiche e la famiglia lo ha abitato dalla fine del 500. Come si struttura il palazzo? Il palazzo si struttura in un piano terra dove sono visibili degli ambienti diciamo di servizio, quali appunto le cucine, grandi cucine e piccole cucine, e poi gli ambienti e le scuderie. Il palazzo ha subito diverse trasformazioni, ma quale personaggio ha segnato maggiormente l'identità architettonica? Il principe che ha segnato di più la storia del palazzo, tra l'altro in cui noi ci riconosciamo perché riusciamo appunto a godere di quello che è poi di quelli che sono stati i suoi interventi di ristrutturazione, di decoro, è il principe Bernardo Filangieri, che proprio alla fine del Settecento dà incarico a due importanti pittori della cultura siciliana, cioè Elia Interguglielmi per questa sala e Giuseppe Velasco per la sala degli Arazzi, che è quella lì annessa, dà incarico appunto di decorare interamente la sala, questa sala, così come anche il parterre della fontana che è visibile qui di fronte, e così come anche gli ambienti che sono qui annessi al piano nobile. Il grande amore della famiglia Filangieri è evidente nell'esposizione di opere d'arte come porcellane, arazzi. Sì, il palazzo diciamo è stato conservato dal momento della donazione, che è avvenuta proprio tra l'82 e l'83, è stato mantenuto intatto con i suoi arredi all'interno, quindi sono stati ricollocati dopo i lavori di restauro che hanno interessato tutto l'immobile. La famiglia nel corso del tempo ha collezionato beni storico-artistici di grande importanza, e spiccano fra tutti intanto la collezione di porcellane, tant'è che la famiglia come servizio da tavola possiede ed è esposto nelle varie sale del palazzo un servizio di oltre 400 pezzi di porcellana di Meissen. Com'è riuscito il palazzo a mantenersi in queste condizioni, che direi quasi ottimali dal punto di vista interno? La famiglia, grazie alla ricchezza, perché vantava feudi in tutta la Sicilia, aveva dei latifondi, produceva vino, vigneti, eccetera, aveva delle ricchezze davvero significative. Allora, grazie alle entrate riuscivano a sostenere, e noi questo lo possiamo documentare, costi notevolissimi per il mantenimento del palazzo. I costi durante, appunto alla fine degli anni Ottanta, erano diventati troppo onerosi per la famiglia, tant'è che appunto la scelta secondo me è stata anche dettata da questo, cioè dalla volontà di voler conservare un bene così prezioso nella consapevolezza di non poterlo comunque mantenere. All'interno di Palazzo Mirto si narra che ci siano passaggi segreti, qual è la verità? Ma il palazzo certamente insomma possiede dei cunicoli, dei passaggi, le scalette interne, vari stanzini eccetera. Il più noto è quello che adesso andiamo a vedere, che è il cosiddetto salottino Diana, che ha la particolarità appunto di essere collocata in una nicchia girevole che conduce con scalette interne a uno dei cosiddetti passaggi privati. E qual era l'utilizzo di questo passaggio segreto? Ma appunto queste scalette, che appunto sono visibili appena questa nicchia gira, abbiamo potuto appurare che portano solamente sopra questa volticina e che permettevano quindi evidentemente a un incaricato del principe a sostare sopra la volta
per evidentemente noi possiamo pensare a origliare. All'interno di Palazzo Mirto anche una splendida collezione di strumenti musicali. Ma sì, siamo particolarmente fieri di averli potuti restaurare. Sono 4 strumenti musicali del palazzo, di proprietà della famiglia, che aveva tra l'altro un culto particolare per la musica. Lo stemma dei Filangieri, cosa ci rappresenta o cosa rappresenta? Consiste in uno scudo crociato con 9 campanelle all'interno poste su un'aquila bicipite coronata secondo appunto quelli che erano gli stemmi gentilizi all'epoca. Questo stemma, che è identificativo dei Filangieri, dal 1830 in poi si unisce a quello della famiglia Lanza. Ricordiamo che Palazzo Mirto fa parte di un polo museale che è sempre quello della Galleria Batellis. Sì, appunto a partire dalla riorganizzazione dell'amministrazione del nostro assessorato ai beni culturali è già da 2 annetti che il museo di Palazzo Mirto è annesso a una struttura amministrativa che fa capo alla galleria di Palazzo Batellis, di cui è la direttrice Giovannella Cassata.